10 città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2018 sono state scelte all'unanimità dalla giuria presieduta da Stefano Baia Curioni tra le 21 città partecipanti. Le città selezionate sono Aquileia, Comacchio, Erice, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo Torinese e Trento. E poi Alghero, unica città sarda in lizza per il titolo. È un risultato straordinario che riempie di gioia e orgoglio un'intera città. Sindaco di Alghero Mario Bruno e l'assessore alla cultura Gabriele Esposito fanno sapere in una nota congiunta. Sempre più simbolo di cultura, di una terra meravigliosa come la Sardegna, oggi tra i territori più significativi dell'intero paese. Alghero ha tutte le carte in regola, proseguono per farsi trovare pronta alla sfida del 2018, ma essere inseriti tra le 10 città capitali della cultura in Italia premia un lavoro impegnativo e arricchisce lo storico legame tra la lingua e storia che fa di Alghero una realtà unica e autentica dallo straordinario valore identitario. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro, l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Il titolo è stato istituito dalla legge Art Bonus sulla scia della vasta e virtuosa partecipazione di diverse realtà italiane al processo di selezione per individuare la capitale europea della cultura 2019. Abbiamo ricevuto molte proposte di elevata qualità, riferisce il presidente Baia Curioni, a dimostrazione che le città candidate hanno saputo combinare insieme cultura, partecipazione e creazione di capitale sociale. Un incoraggiamento importante per la città catalana essere tra le 10 candidate. Per noi è uno stimolo a migliorare e concretizzare i tanti progetti finanziati, ha concluso Mario Bruno. La commissione audirà nel mese di gennaio le 10 finaliste. La capitale italiana per il 2018 sarà proclamata martedì 31 gennaio.